I problemi dei punti di luce malfunzionanti a Domegna hanno i giorni contati. A breve, infatti, ci sarà il rifacimento completo dell'illuminazione cittadina, un progetto da 2 milioni di euro che era stato fortemente voluto e caldeggiato dall'assessore ai lavori pubblici Francesco Pesce, che ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia nella precedente amministrazione Mellano. La gara per l'affidamento dei lavori si è chiusa all'inizio dicembre. Gli uffici del comune stanno verificando che tutto sia in regola per l'unica azienda che ha preso parte alla gara. Nel dettaglio, il progetto prevede il cambio di tutti i punti luce vetusti ed ormai in condizioni pessime, con punti luce a LED ed a basso consumo energetico. Sono previsti interventi nelle vie del centro storico, ma anche in tutte le frazioni. Un discorso a parte merita il lungolago: qui sostituiremo i vecchi punti luce ed i quadri elettrici, ma dobbiamo sperare che i problemi che si verificano spesso siano dovuti a questo, altrimenti, se il problema fosse da imputare alla linea, servirebbero altri lavori decisamente più complessi. Le parole del vice sindaco di Omegna, Stefano Strada. Nei giorni scorsi si erano verificati diversi problemi all'illuminazione. Al buio sono rimasti la passeggiata lungo lago che porta a Bagnella, la zona della Madonna del Popolo ed alcune vie aperte a Grano e Cireggio. Abbiamo avvisato i tecnici ed i guasti sono quasi stati tutti risolti. Purtroppo, quando piove forte, ci sono sempre questi disservizi, conclude Strada.